свой скалы, на свою планету. Transnet. Noi uniamo il mondo. Per migliaia di anni, il nostro pianeta è rimasto una casa ospitale per tutti coloro che vi hanno vissuto ed ammirato la sua vitalità. Il XX secolo è stato un periodo di grande accelerazione durante la vita di una sola generazione. Le persone hanno raggiunto un successo senza precedenti. Lo sviluppo delle comunicazioni, dei trasporti e di altre tecnologie ha portato grandi cambiamenti nell'economia. La popolazione terrestre da allora ha triplicato le attività umane, che in senso figurato hanno rotto la forza della Terra, violando i suoi cicli naturali. Osservando il danno causato all'ambiente, è chiaro che ci stiamo muovendo verso un punto di non ritorno e ci troviamo di fronte a una scelta: o continuare a distruggere il nostro futuro o spostarci verso un'alternativa a cui tutti gli umani dovrebbero aspirare. L'applicazione di tecnologie nuove veramente efficienti, un nuovo modello di vita nella società con persone dalla visione progressista e illuminata rappresenta la nostra salvezza. Come città di nuova generazione, Eurasia è un esempio di stile di vita futuro della società, in armonia e prosperità, in pace e consenso. Questa è la nuova evoluzione del mondo. Metropoli più grandi con un sistema di trasporto completamente nuovo. Nuove infrastrutture permetteranno di raggiungere, per esempio, Vladivostok da San Pietroburgo in sole 20 ore, al costo di $200, con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, il supporto vitale, alta sicurezza e comfort. Da Mosca a Kiev in 2 ore, a $20. Da Mosca a Barcellona in 8 ore a $100. Da Kiev ad Antalya in 5 ore a $50. Da Novosibirsk a Delhi in 12 ore e $150. Da Vladivostok a Kuala Lumpur in 15 ore e $200. Da Londra a Tokyo in 24 ore a soli $300. Saranno applicate solo fonti alternative di energia e riciclo a basso costo di servizio. Queste nuove città lineari saranno ecovillaggi nelle quali le comunità si sviluppano in armonia con la natura. E il costo degli alloggi non supererà i $50,000 per 200 o 300 metri quadrati, dal momento che nuove tecnologie di costruzione e manifattura saranno applicate nell'edilizia e nell'intera economia. Persino se il tuo lavoro si trova a 500 km da casa, potrai coprire la distanza in un'ora e per soli $8 grazie al nuovo sistema di trasporto di secondo livello. Tutto questo può accadere in modo evolutivo e pacifico, grazie al passaggio alla sesta struttura economica del mondo, dove le tecnologie saranno sostenibili ed ecocompatibili, destinate a servire l'umanità e lo sviluppo del pianeta. Il passo successivo sarà la transizione verso la settima struttura economica mondiale, in cui tutta la produzione dannosa sarà ritirata al di là del pianeta Terra. Questi singolari disegni dell'ingegner Anatoly Eduardovich Yuninsky sono stati rivelati già dal 26 al 28 aprile del 1988 nella città di Goma, alla conferenza di tutti i sindacati sul futuro dell'industrializzazione dello spazio. Solo il tempo darà la risposta su che tipo di futuro avremo. Dipende anche da te diventare parte di una comunità in crescita che è pronta a cambiare il mondo per il meglio. Unisciti a noi e aiuta a far conoscere alle grandi masse il progetto e le opportunità di contribuire alla sua attuazione.
Mi sentite? Ecco, forse adesso sì. Buonasera a tutti, buon anno, buon 2019. Mi date un per piacere un feedback, Giorgio, Mariana, Beata, ok. Mi sentite bene o è troppo forte? Va bene così. Buon 2019, si riparte con un anno veramente, veramente importante per tutti noi, per Skyway e per lo sviluppo di un ambiente migliore. Bene, questa sera vi parlerò un pochino di cosa è successo nel 2018 e quali saranno le proiezioni sul 2019. Qua vedete uno scenario di foto dove ci sono diversi mezzi di trasporto su linee Skyway. Si parte dall'unibike certificato nel 2016, arrivare fino all'unibus a tre moduli che è stato presentato all'Innotrans 2018 a Berlino a settembre. Buonasera Luigi da Roma, complimenti per il nuovo webinar del 2019, qui presenti sempre online. Saluto anche tutti quelli in differita che guarderanno questo webinar, perché ovviamente non tutti a quest'ora possono partecipare. Un saluto quindi a tutti e rinnovo i miei auguri di un sereno e glorioso 2019. Intanto, per chi non lo conosce, diciamo chi è l'autore e il fautore di questo sviluppo che non ha precedenti. È Anatoly Uninsky, è il general designer di Uninsky String Technology, che è l'azienda che sviluppa la tecnologia e costruisce le infrastrutture e i mezzi di trasporto. È il project manager di due progetti anche delle Nazioni Unite, è il membro della Federazione Cosmonautica dell'URSS, autore di oltre 150 invenzioni e così via. È stato premiato in diverse cerimonie, tra cui ne vedremo una, l'ultima, a Bratislava in dicembre. La visione di Anatoly Uninsky è una visione che parte da lontano. Nel 1977 ha cominciato a sviluppare su carta quello che oggi si sta realizzando concretamente con il primo progetto operativo di Skyway negli Emirati Arabi, partito proprio l'anno scorso nel 2018, settembre 2018. Per chi vuole approfondire la storia e la trasformazione di quello che sta avvenendo con le invenzioni e le tecnologie di Uninsky, si può andare sul sito www.uninsky.com. Skyway non è solo trasporto, ma è un ecosistema in grado di andare a toccare diversi segmenti, diversi settori. Si parte da Skyway sul un sistema di Internet delle cose, quella che si chiama Internet of Things, ma si attraversa anche il concetto di costruzione robotizzata attraverso dei droni, e mobilità elettrica sostenibile in locale, quindi Skyway utilizzerà la velocità per trasportare a lunghe distanze, ma non solo, e sta sviluppando anche auto elettriche per lo sviluppo locale della sostenibilità elettrica. Il tutto è gestito, siccome c'è una grande mole di dati digitali, è gestito dalla tecnologia blockchain, una tecnologia che qualcuno ha già sentito parlare,
tanti altri non la conoscono, ma comincia a creare un'innovazione e un'ottimizzazione della gestione organizzativa di qualunque contesto di dati, documenti, senza precedenti. Quindi anche la blockchain è una tecnologia innovativa che cambierà tante cose nella nostra quotidianità, anche nel mondo del lavoro. Nel 2013 una società di consulenza inglese ha fatto una valutazione di tutta la proprietà intellettuale di Uninsky con i suoi le sue invenzioni e ha stabilito un valore che è 400 miliardi di dollari, 867 milioni 433 mila dollari, proprietà intellettuale di Skyway, quindi la proprietà intellettuale delle invenzioni e delle innovazioni di Uninsky. Questo valore è stato suddiviso in altrettante quote della società che hanno un valore di un dollaro. Queste quote avranno un valore di un dollaro qua nel momento in cui arriveranno in borsa, quando l'azienda, con i parametri necessari e sufficienti per poter andare in borsa, e quindi avrà questo valore nominale di un dollaro. Quindi queste quote sono state suddivise in parti sulle società, la Uninsky Corporation, la Skyway Technology, la Global Transport Investment, cioè tutte queste società racchiudono questo valore intellettuale. Vediamo una carrellata di che cosa è stato fatto da parte di Skyway nel 2018. Io considero il 2018 un anno di svolta per una concretezza e una proiezione di progetti senza precedenti. Cominciamo da gennaio 2018, esattamente un anno fa, c'è stata una conferenza in Thailandia e Skyway ha presentato il sistema di trasporto cargo, il trasporto merci. Qui vedete una foto della linea di test in Bielorussia e qui potete vedere una proiezione del fatto che Skyway, nei termini delle consegne e nei termini di costi di consegna, quindi tempo di consegna e costi di consegna, è decisamente migliore rispetto ai mezzi tradizionali, quali aereo, trasporto su gomma, treno, monorotaia e nave. Quindi vedete esattamente che abbiamo questa posizione, quindi è molto meno costoso dell'aereo e è quasi vicino come tempi di consegna, ed è veramente un abisso rispetto ai tempi di consegna della nave, e anche il costo è lievemente più basso. Quindi questo è un segmento, il trasporto merci, dove le aziende, o meglio i paesi che hanno già partecipato con somme di denaro per lo sviluppo delle certificazioni della tecnologia, avranno un vantaggio di segmento di business notevole rispetto a tanti altri paesi che non cambieranno ancora infrastrutture di trasporto. Qui vedete l'Uniconte, il modulo merci speciale per il trasporto di container marittimi, che sarà certificato nel nuovo polo tecnologico negli Emirati Arabi. Questo è in fase di sviluppo, mentre il cargo, Unitrack cargo, questo che è appeso all'infrastruttura stringa, è invece già certificato, come abbiamo visto nelle foto dell'Ecotecno Park in Bielorussia. Buonasera Francesco. Febbraio, Skyway Technology è in Indonesia, ha firmato un memorandum con l'Università di Gaudiamada. Sì, perché Skyway cerca di sviluppare le tecnologie, nuovi materiali,
attraverso anche la cooperazione con l'università, perché le università devono essere direzionate, indirizzate verso uno studio, un approccio con il quale si genereranno delle nuove mansioni, nuove specializzazioni di lavoro. Febbraio 2018 abbiamo anche il certificato che attesta che Skyway Technology entra a far parte di quelle aziende che generano un trasporto pubblico e quindi entra nell'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. Qui vedete una sostenitrice di Skyway che è andata sul Monte Kilimangiaro, il monte più alto d'Africa, se non erro, se mi ricordo bene dai miei studi di geografia, e ovviamente Skyway non è concentrato in un solo paese, ma si sta divulgando in tanti paesi, e qui è una dimostrazione del fatto che i sostenitori di Skyway arrivano da tante parti del mondo. Marzo 2018 abbiamo il certificato TUF, è un certificato fondamentale per le grandi aziende, cioè le aziende che seguono gli standard di gestione di sistema secondo l'ISO 9001-2015 fanno parte di quelle grandi aziende che si sviluppano per fare grandi numeri. Due brevetti della Federazione Russa per tre progetti industriali, quindi ogni tanto arrivano anche questi certificati che insieme alla tecnologia e alla raccolta dei fondi, quindi alla distribuzione delle quote, fanno un cocktail che fa vincere l'azienda, fa vincere noi, nel tempo chiaramente, perché ci vuole tempo. Quindi c'è la certificazione della tecnologia, la tecnologia stessa e la raccolta fondi e quindi la partecipazione di tante persone che sostengono il progetto fanno vincere Skyway. Qui vedete l'impianto di produzione di componenti per il materiale rotabile e le strutture metalliche. Vedete questo capannone? Non c'era 2 anni fa, completamente costruito per sviluppare queste infrastrutture e i componenti per il materiale rotabile. E qui vedete i reparti di specializzazione dove ci sono gli operai. Siamo a un team di oltre 700 specialisti che sono altamente qualificati, che ogni giorno studiano, valutano progetti. Ci sono già molti progetti in corso di sviluppo con un sistema un sistema software in 3D che va a valutare tutte le problematiche che ci possono essere nei determinati progetti di interesse dei vari paesi. Tutte le soluzioni ingegneristiche sono sottoposte a test e certificazioni pratiche complete necessarie per introdurre la tecnologia nel mercato globale dei servizi di trasporto. Qui vedete anche gli ambienti di lavoro, come sono ecosostenibili. Uninski ha molto a cuore che la tecnologia da oggi in poi deve sposare l'ambiente e l'ambiente deve sposare la tecnologia, devono andare via a braccetto. Alla fiera, questa è una delle prime fiere fondamentali, importanti, dove Skyway quest'anno ha partecipato, la fiera in Indonesia, Jakarta, nel 2018. E qui abbiamo un certificato, sempre della Railway Tech Indonesia, che dimostra la riconoscenza Skyway per la partecipazione a questa fiera, che è la seconda fiera.
Mi sentite? Sono tornato online, ho avuto un blackout di linea, non ho capito il motivo, però siamo qua. Ci siamo, dai, forza, forza, andiamo avanti. Bene, dovevamo dare questa importante notizia, si è andato tutto in blocco. Aprile 2018, mostra internazionale alle città del futuro di Dubai, una pietra miliare per Skyway. Questa è veramente una pietra miliare, perché da qui è partito il nuovo progetto del polo tecnologico e del centro di Skyway negli Emirati Arabi, dove è partito non solo lo sviluppo tecnologico e questo importante centro e polo industriale, ma è anche partito il primo progetto di creazione di una linea Skyway, sempre negli Emirati Arabi. Aprile 2018 è appunto una pietra miliare. C'è stata questa esibizione, è stato portato l'Unibike, è stato spedito dalla Bielorussia negli Emirati Arabi nell'aprile 2018, dal 9 all'11 aprile. Nel maggio 2018 un altro aspetto importante è quello della delegazione di San Marino in visita all'Ecotecnopark a Minsk. Augusto Michelotti, il segretario di Stato, ministro del territorio, dell'ambiente e del turismo di San Marino, ha visitato e ha incontrato Juninski. Agli ospiti sono piaciute soprattutto le caratteristiche del trasporto Skyway, come il livello di rumore ridotto e l'ergonomia. Considerate che era presente anche una società di consulenza in collaborazione con la Repubblica di San Marino, e che lavora con lo studio di architettura Boeri, che ha progettato il bosco verticale di Milano. Quindi siamo in contatto con Skyway e la progettazione più innovativa, che è quella dell'architettura Boeri. In questo periodo sono stati emessi altri certificati dall'ufficio brevetti indiano, 5 certificati sul veicolo ferroviario per i sistemi di trasporto a stringa, tutta una serie di certificati che avvalorano sempre di più il progetto Skyway e quindi le quote. Quindi la proprietà intellettuale, che partirà da 400 miliardi di dollari, avrà un valore aggiuntivo qualora si partirà con tutto il discorso della quotazione. So che molti di voi fremono per sapere quando ci sarà questa quotazione, quando i dividendi. Ragazzi, questo non è un progetto che ci vuole un giorno a farlo. Considerate Juninski dal 77 che lo porta avanti, ma tuttavia siamo a un buon punto, perché cominciano quest'anno a svilupparsi progetti locali e una volta che partono nella produzione e costruzione delle linee è veramente veloce poi il susseguirsi di aziende, di partner con Skyway che andranno a sviluppare diversi progetti. Questo è un altro certificato dell'Unicargo, un certificato americano dagli Stati Uniti d'America. E pensate proprio in questi termini che a giugno 2018 un'importante società svedese siderurgica è stata in visita a Marina Gorka, dove il country manager ha parlato di una sinergia con Skyway molto importante e ha cercato comunque di valutare e analizzare il progetto. Dopo diversi mesi hanno constatato questi rappresentanti della società siderurgica svedese che siamo in linea con i loro valori, sono quelli di rafforzare la sicurezza e la sostenibilità per offrire prodotti di alta qualità. Quindi forniscono gli acciai speciali a Skyway, quindi è un fornitore di infrastrutture.
e di materiali. A giugno 2018 abbiamo organizzato, perlomeno io sono stato più che altro invitato, a una conferenza sull'ambiente a Modica, in Sicilia, dopo che è stato fatto un intervento importante a scuola, dove si è parlato di sostenibilità ambientale, si è parlato della sharing economy, secondo quanto ha dimostrato in un docufilm Jeremy Rifkin, che è uno degli economisti più importanti d'America. Abbiamo parlato in 3 giorni dei concetti chiave dell'evento, che erano appunto l'educazione ambientale, la mobilità sostenibile, che permette di muoversi velocemente, comunicare, stabilire relazioni senza perdere aspetti umani e ambientali. Questo è il futuro. Ringrazio nuovamente l'ingegner Salvo, l'ingegner Lucenti e Capello per l'organizzazione, oltre al coordinatore di Cetri Tires, Antonio Rainone. Quindi Antonio Rancati, che ovviamente sta portando avanti grandi progetti a livello nazionale dappertutto. A luglio 2018, terzo congresso ed esibizione internazionale sui trasporti di Singapore. 100 espositori da 25 paesi. Pensate che questo è un altro congresso molto importante. 100 espositori da 25 paesi, l'Unibike che dagli Emirati Arabi è stato spostato a questo centro internazionale, appunto a Singapore, un altro evento importantissimo a livello mondiale. Luglio 2018, Ecotecnopark, visita dei rappresentanti della scienza e degli affari dagli Emirati Arabi Uniti. I rappresentanti degli ambienti economici dei paesi dell'Università Americana di Sharjah sono arrivati a Marina Gorka. Quindi Sharjah è il punto dove c'è il polo tecnologico che è partito proprio con i contratti in essere da aprile 2018. È il terzo più grande emirato degli Emirati Arabi Uniti e l'unico che ha accesso sia al Golfo di Oman che al Golfo Persico, quindi un punto strategico e non solo, è un centro commerciale globale, una città di scienza e arte. L'UNESCO l'ha definita la capitale culturale del mondo arabo. L'American University of Sharjah è nella lista delle migliori 500 università del mondo. Proprio qua vicino si conduce quello che è lo sviluppo per quanto riguarda gli aspetti ambientali. In particolare si procede studiando la possibilità di migliorare il suolo e sviluppare progetti high-tech. Quindi migliorare il suolo, quindi l'ambiente, la terra, e sviluppare nello stesso tempo progetti high-tech. Agosto 2018, l'evento dell'anno, l'Eco Festival 2018, dove Skyway ha aperto, diciamo, i cancelli per vedere tutto quello che è stato prodotto e realizzato in 2 anni. C'è l'Eco House, c'è il ponte sospeso, ci sono tutte le infrastrutture, i mezzi e via dicendo. Ci sono state molte persone in visita, più di 2.000 persone hanno fatto una corsa su questi mezzi, nuovi mezzi di spostamento, e queste ovviamente sono foto dall'alto che riprendono le varie linee di Skyway. Abbiamo la infrastruttura rigida, semirigida, flessibile, ultra flessibile. E qui vedete come in soli 2 anni, agosto 2016 e agosto 2018, è stato creato tutto questo. Quindi chi ha sostenuto il progetto e chi continua a sostenerlo vede dove
vengono investite le risorse in tecnologia, invenzione, know-how, aumento del lavoro, specializzazione, sviluppo e miglioramento della vita per quello che riguarda l'ambiente. Prototipo di un veicolo aereo senza pilota, questo è un progetto per la costruzione delle infrastrutture attraverso robot, quindi in costruzioni automatizzate che renderanno veloce la costruzione delle infrastrutture. Altro progetto importantissimo è l'auto elettrica per i diversamente abili, che possono entrare in auto con la carrozzina e usarla come seggiolino. Quindi vedete quanti progetti che Uninski ha messo in serbo nello sviluppo di Skyway. Questo è il progetto più veloce della storia, è stato iniziato a gennaio 2018 e presentato proprio all'Ecotecnopark. È la linea più leggera e il mezzo più leggero, perché i rappresentanti di delegazioni di diversi paesi hanno chiesto delle linee per adattarle agli spazi molto ristretti dei centri urbani ed extraurbani. Ponte a stringa Skyway, dove si snelliscono le infrastrutture, meno materiale, meno costi, meno costi di gestione e più duraturi nel tempo. L'Eco House, edificio che utilizza le risorse naturali di acqua, luce, calore e terra. Questi Eco House sono costruite affinché si possa raffrescare gli ambienti, soprattutto in un contesto dove c'è temperature altissime negli Emirati Arabi. Una di queste case è stata costruita e è in fase di spedizione negli Emirati Arabi. Quindi il 4 agosto 2018 è stato un evento importantissimo dove si poteva e si può continuamente visitare il museo dove Uninski ha voluto ringraziare i partecipanti, tutti i partecipanti che hanno sostenuto il progetto, con che cosa? Non con un museo classico, ma con un cielo stellato di dozzine di migliaia di nomi di persone che hanno contribuito allo sviluppo. Qui ho messo il mio, chiaramente qua c'è il mio nome, a seconda della grandezza c'è un diverso sostentamento. Claudio Ricchi, vedete qua è il mio nome. Se voi andate sul sito avete la possibilità di cercare anche il vostro, per chi ha sostenuto il progetto fino all'aprile 2017. Ovviamente ci sono chiaramente anche tutti gli altri sostenitori in questo progetto, ma in questo cielo stellato si arriva fino a quel nome. Qui invece vedete settembre 2018 l'Innotrans a Berlino, dove Uninski ha presentato l'Unibassa 500 km orari di velocità, e sarà quello che sarà testato negli Emirati Arabi. Velocità massima 500 km/h, efficienza energetica superiore di 5 volte rispetto ad altri veicoli elettrici, utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è 4 volte più basso rispetto a quello di una macchina da Formula 1. Quindi alta tecnologia, interni molto lussuosi. Nell'ottobre 2018 appunto è partita la costruzione della prima linea urbana con Unibus in fase appunto di costruzione, e sarà presentato uno stralcio di questa linea, almeno 400 metri di linea, pronti ad aprile 2019, tra qualche mese, proprio negli Emirati Arabi,
in corrispondenza della, della Future Show, delle città del futuro, che si è presentata l'anno scorso in aprile. Qui vedete Juninsky che visiona il terreno sabbioso dove gli Emirati gli Arabi hanno stanziato 50 ettari di terreno più altri 200 per il polo tecnologico. Sono due appezzamenti distinti dove verranno costruite tante tante cose per lo sviluppo di un'era diversa. Qua vedete le foto dell'inaugurazione, dove qua avete il direttore generale della Fast Building Contracting, che è il primo partner di costruzione con Skyway per il polo tecnologico, Skyway Technology Center, l'SWTC, ecco Skyway Tech Center. Vedete qui un po' uno stralcio di linee. Qui abbiamo l'Unicont per il trasporto dei container. E qui abbiamo una piccola linea leggera, flessibile. Considerate che quest'altr'anno è il 50° anno della Confederazione Araba, di tutti i paesi arabi, e il prossimo anno ancora, 2020, ci sarà l'Expo. Quindi Skyway avrà un ruolo importantissimo per la mobilità in questi luoghi. Skyway quindi non è solo trasporto, è connessione, energia, dati personali, è l'internet delle cose, il trasporto di tutto quello che possiamo trasportare, dall'energia, dai dati, dagli esseri viventi, alle merci e alle materie prime. Il nuovo piano industriale di Skyway è stato lanciato in novembre. Abbiamo centrali solari, progetti di carichi commerciali, trasporto passeggeri, complessi infrastrutturali e trasporti ad alta velocità e complessi appunto infrastrutturali. Quindi centrali elettriche e solari, quindi impianti fotovoltaici che permetteranno di far muovere i mezzi con energia rinnovabile, solo rinnovabile. Abbiamo poi stazioni a torre, una piattaforma tecnologica per la gestione dei dati, dei progetti di trasporto con la blockchain e ovviamente per andare incontro alla natura anche piantumazione di alberi e di vegetazione sui tetti in luoghi che oggi non sarebbero stati impensabili. Nel 2018 ci sono anche dei siti web autorevoli che parlano di tecnologia e parlano ovviamente, cominciano a parlare anche della realtà Skyway. Questa è invece un portale di trasporti francesi e testate degli Emirati Arabi, dove si è cominciato a parlare dello Skypods a 150 km orari. Sono stati presentati il 4 dicembre in un evento dove non c'era solo ovviamente Skyway, ma anche altre tecnologie innovative, ma non di trasporto naturalmente. Ecco, vedete appunto l'Unibike e l'Unibus. Al Arabia, Dubai si muove verso un nuovo sistema di trasporto. Al Arabia credo che sia una televisione araba. Ecco, questo è l'ultimo premio internazionale slovacco che è stato consegnato a Juninsky, il quale è stato appunto premiato per la pace. E chi vince questo premio è una persona che ha dato un contributo significativo alla causa della pace, migliorando le condizioni di vita del genere umano, assicurando sicurezza con metodi non violenti e contribuendo allo sviluppo a tutto tondo della civiltà. Quindi alla cerimonia ufficiale Juninsky ha fatto un discorso molto importante e dice che dobbiamo pensare con coraggio e applicare soluzioni che ieri ci sembravano impossibili. Quindi per salvare il pianeta c'è bisogno di creare un'alternativa alle auto con un motore a combustione interna e questo deve essere fatto adesso, non c'è più tempo per
aspettare. Il futuro dell'umanità ha bisogno di un'industrializzazione diversa, quella dell'orbita vicino alla Terra. Lo sviluppo in questa direzione dovrebbe essere avviato il prima possibile. Queste sono le parole di Juninsky. L'esplorare lo spazio usando i razzi è irrazionale e non rispettoso dell'ambiente. L'uomo uccide e sta uccidendo la Terra se non realizzerà la produzione nello spazio. Quindi la via d'uscita, secondo Juninsky, è il veicolo planetario. Il progetto è stato chiamato Planetary Vehicle, OTC, analizzato da Juninsky diversi anni fa e oggi può essere una soluzione molto importante. Quindi la Terra è il miglior pianeta nell'intero universo, dobbiamo salvarlo per salvare i nostri discendenti. Questo è in parole riassunte quello che dice Juninsky. Anche la TV di Tokyo visita Skyway, anzi è già la seconda volta che visita Skyway in dicembre, poche settimane fa. Ma perché? Perché ovviamente Tokyo si sta pianificando per il futuro. Osaka si è aggiudicata l'Expo 2025. Osaka ha proposto una mostra su un'isola artificiale sul tema Society 5.0 e su come sfruttare la robotica e l'intelligenza artificiale per il bene pubblico. Quindi Skyway avrà un ruolo da protagonista anche nel 2025, ma prima pensiamo all'Expo 2020 negli Emirati Arabi. Bene, questo è l'articolo di Ambiente, una rivista molto importante, un trimestrale che esce online. Ringrazio Antonio Rancati che coordina questa rivista, ma ringrazio anche l'ingegnere Angelo Lucenti e Maddalena Dumitras che hanno presenziato all'Ecotecno Park, ma soprattutto all'Innotrans 2018 a Berlino, e quindi hanno redatto questo articolo. Vi consiglio di leggerlo perché è un articolo su una rivista molto importante. Di nuovo complimenti Antonio Rancati, coordinatore della rivista Ambiente, e Angelo e Maddalena. Complimenti davvero, perché l'informazione è la cosa più importante per smuovere le coscienze. Anche nei giornali esteri si parla di Skyway, nel The Indian Express, è uno dei giornali più titolati in India, si parla appunto di Skyway e delle infrastrutture che si stanno progettando. Siamo nella fase 13, quasi arrivati alla fase 15, mancano tre tappe per concludere la realizzazione dell'Ecotecnopark. Le ultime tre tappe vengono costruite negli Emirati Arabi e chiaramente siamo nella fase 13, appena entrati nella fase 13, sono necessari 25 milioni di dollari per la fase 13, altrettanti nella fase 14 e fase 15, ma le quote che sono distribuite sono decisamente in riduzione, 2 miliardi in fase 13, 1,5 miliardi in fase 14 e in fase 15. Quindi ultime fasi per la certificazione della linea ad alta velocità e dopodiché si parte veramente con tutti i progetti locali che sono pronti per essere sviluppati. Come si fa a sostenere l'azienda Skyway dal 2015 con il crowd investing? A fronte di una sovvenzione vengono riconosciute delle quote partecipative di capitale intellettuale, quindi un valore intellettuale, che non è un'azione, non si parla di mercato azionario, non si parla di prodotti finanziari in nessun modo. Chi ve ne parla non parla in trasparenza e correttamente. Tuttavia
c'è un processo di trasformazione di queste quote che verranno poi convertite a tutti gli effetti in azioni, ma non sono azioni, quindi non c'è una garanzia di un controvalore oggi e comunque sempre più vicino all'obiettivo, perché il rischio di 2-3 anni fa è ridotto molto 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 a un valore pressoché quasi nullo, per il semplice fatto che l'avviamento dello sviluppo tecnologico, per il fatto che ci sono le certificazioni, c'è la tecnologia, ci sono gli accordi con i paesi, ci sono i progetti, è solo questione di tempo. Tuttavia non si può parlare di garanzie, non si può parlare di interessi, perché sono ancora quote di mercato che stanno maturando e hanno un valore intrinseco in crescita. Qui vedete dei piani di sostentamento crowd investing equity in fase 13, a fronte di un dollaro vengono date diverse quote a seconda di quanto uno sovvenziona. Qui vedete diverse soluzioni, diverse tipologie, ci sono importi anche molto importanti, perché possono partecipare anche le aziende, possono partecipare quindi privati e via dicendo. Quindi qua vedete quello che si può fare, si può sostenere e in cambio avere quote di mercato che nel tempo matureranno. Non ci vuole fretta, come in tante persone hanno fretta, ma purtroppo o per fortuna il tempo ci darà ragione, ovviamente ci vuole tempo. E qui vedete comunque diverse tipologie, chi è interessato si faccia avanti con chi gliene ha parlato, insomma. Questo è il certificato che attesta che nel momento della quotazione in borsa queste quote diventeranno azioni a tutti gli effetti a un valore di un dollaro, con il cosiddetto crowd investing. Nel 2019 è stato fatto una previsione che ci saranno molte aziende che cavalcheranno l'onda di questo sistema di autofinanziamento attraverso il crowd investing. Quindi Skyway, diciamo che è anche stata l'apriporta per questi nuovi sistemi di finanziamento, dove permettono di mantenere l'azienda in uno stato di bilancio positivo dall'inizio. Non ci sono debiti, non ci sono da pagare delle banche, dei crediti, perché ovviamente l'azienda va avanti con le risorse, con le partecipazioni, con i partner come gli Emirati Arabi e via dicendo, come tante altre aziende che stanno subentrando in collaborazione con Skyway. Bene, siamo arrivati in conclusione. Vi do un messaggio molto importante, questo lo dovete ascoltare, questa è la cosa più importante della serata. Sono andato su internet, potete farlo anche voi, e sono andato a vedere i grandi marchi che oggi sono alla ribalta dell'economia. Amazon chiaramente è un marchio riconosciuto, importantissimo, e qua vedete $10,000 investiti ora valgono 7,5 milioni di dollari. È partito nel lontano 2000, vedete come è rimasto piatto dal 2000 al 2010, 2011, 12. Vedete com'è rimasto piatto, quindi 10 anni Amazon, e dopo piano piano la salita per arrivare adesso a un boom, siamo nella fase esponenziale. Ovviamente è tutta una crescita di fatturato, una crescita dei lavoratori che si occupano di Amazon. Da 614 nel 1999 si è passati a 566.000 oggi, e non siamo ancora arrivati, perché il boom dell'e-commerce è solo agli inizi. Pensate che è circa un 20%, 20-30% di tutto il fatturato dell'economia mondiale degli acquisti. Quindi notate dove noi possiamo essere con Skyway. Siamo in questa zona piatta?
Io dico che non siamo così lontani da un inizio di crescita esponenziale. Siamo nel momento giusto, al punto giusto, ancora per chi vuole partecipare, per chi vuole continuare a partecipare, a avere una fetta di mercato di Skyway, che è l'azienda più grande dei trasporti innovativi mondiali. Sempre fonte del 24 ore, finanza e mercati, Amazon, Apple, Google, Facebook. Vedete qua, io ho messo il brand, l'ingresso in borsa, quando è entrato in borsa, chi ha, diciamo, messo $1,000 all'ingresso in borsa, ha ottenuto questi risultati, valore ad oggi. Vediamo Apple, $1,000 nel 1980, oggi sono passati 38 anni, ma sono $25 milioni. Microsoft, 1986, $1,000, $92 milioni oggi, vale questo. E chiaramente in meno anni rispetto alla Apple. Amazon, 1997, ci sono già 17 anni dopo la nascita di Apple, e Amazon è già a $39 milioni. Vedete come la differenza. Google, 2004, quindi ancora più recente, $1,000, e abbiamo già un valore di $1,500,000 nel 2018. Quindi non dovete aver fretta. Una precisazione: Skyway non è nella fase di ingresso in borsa, quindi $1,000 per sostenere Skyway vi generano molte più quote rispetto a $1,000 quando la Apple è partita in borsa, oppure Microsoft, oppure Amazon, oppure Google. Mi documenterò per vedere il valore iniziale di ingresso in borsa di questi marchi. Ovviamente questo per dirvi che siamo ancora nella fase della pre-IPO, e quindi fate le vostre considerazioni. Dopo tutto quello che vi ho fatto vedere del 2018 e quello che si prospetta nel 2019 con i progetti locali, di cui andremo a parlare nei prossimi webinar, c'è una grande, grande prospettiva. Quindi non tralasciate, è soggettivo quello che potete sostenere nel progetto. Una buona educazione è quella di non esagerare, di non mettere più del 5% rispetto a quello che avete, quindi quel 5% non vi deve servire per vivere, ma nel tempo vi può generare questi numeri. Non dovete avere fretta, e se siete bravi a mantenere i nervi saldi nel momento in cui ci sarà il boom di Skyway, avrete delle grandi, grandi soddisfazioni. Un iracheno, poi finisco, incontrò nel 2015 Juninsky e gli chiese: ma io ho investito $2,000, ho messo $2,000, ho dato fiducia a questa azienda. Nel 2015 vi ricordo che non c'era ancora nulla, c'era solo Juninsky e pochi sostenitori del suo staff, e gli chiese: cosa posso fare, cioè cosa mi renderà questi $2,000? E Juninsky rispose a questo iracheno: se lei ha pazienza di tenere almeno 10 anni queste quote, lei vivrà di rendita, non solo lei, ma tutte le prossime generazioni della sua famiglia. Quindi $2,000, se uno questo iracheno ha messo $2,000, però chiaramente il senso qual è? Partecipare a questo progetto vi cambierà veramente la visione di quello che sarà la percezione di questi numeri, perché Skyway non è meno di Apple, di Microsoft, di Amazon e di Google. Anzi, Skyway, diciamo che ingloba tutte queste compagnie. Perché? Perché Google è internet. Skyway trasporterà internet. Amazon che cos'è? Amazon
è la vendita di prodotti, quindi un negozio più grande al mondo e quindi distribuzione di pacchi tutti i giorni, e Skyway potrà trasportare questi pacchi. Microsoft, tecnologia, Apple, idem. Skyway non è solo infrastrutture, ma anche tanta tanta tecnologia. Quindi io sostengo che Skyway potrebbe inglobare tutto quello che sono questi marchi. Ma basta lo sviluppo delle infrastrutture, il trasporto delle merci, che è già tanta 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 roba. Si parla di trilioni di dollari. Quindi siamo in un momento epocale, veramente importante, e chi ascolta questo webinar, non perché lo dico io sono una persona comune come tanti altri, ma chi ascolterà questo webinar avrà una grande occasione di partecipare al progetto del 21esimo secolo. Bene, rinnovo tanti tanti auguri di un felice anno nuovo. 2019 è partito, grandi prospettive. Questa settimana in Russia per gli ortodossi è Natale, ieri era Natale, quindi siamo ancora in festività, ma la Skyway sta lavorando, si sta portando avanti con tutti i progetti di quest'anno. Nei prossimi webinar, nelle prossime settimane parleremo di questo, dei progetti che verranno, che e che si svilupperanno, e gli eventi man mano che arriveranno. Un saluto a tutti, un arrivederci a martedì prossimo, e vi invito a parlare di questo webinar, a parlare di Skyway e invitare le persone ad ascoltare in diretta questo webinar, perché le informazioni prese dal vivo sono diciamo più sentite, perché c'è occasione di partecipare e di far rendere le persone interessate al progetto. Quindi vi invito a condividere e invitare persone per il prossimo martedì alle 21:30. Purtroppo c'è stato un blackout di connessione questa sera, mi dispiace per chi non è riuscito a resistere, qualcuno è rimasto bloccato, però abbiamo finito questa serata ugualmente, siamo riusciti a portarla a conclusione. Vi faccio vedere un filmato e buona serata a tutti. Viva Skyway, viva noi che lo sosteniamo e lo seguiamo, perché sarà una grande, grande avventura anche per il 2019. Un saluto a tutti. Risorse della terra, spaziali, materie prime energetiche hanno un limite cui l'umanità si sta rapidamente avvicinando. L'industria di oggi viola i processi naturali e inquina l'ambiente con sostanze nocive. La situazione attuale peggiora a causa dell'uso umano di sistemi di trasporto obsoleti, che sono uno dei fattori chiave dell'inquinamento. Se la situazione ecologica non cambierà nel prossimo futuro, l'esistenza della civiltà umana sarà messa in pericolo. Al punto di non ritorno mancano solo 2-3 generazioni. La società di ingegneria String Technologies Corporation offre una serie di soluzioni SkyVault in grado di prevenire la catastrofe. SkyVault è la rimozione del componente pericoloso dell'industria all'orbita terrestre, sviluppo di città lineari, ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto sulla Terra, creazione di condizioni confortevoli ed ecologicamente pulite per la vita e la rinascita della Terra, che ha sofferto di attività umane. A differenza della Terra, lo spazio consente all'industria di funzionare senza danneggiare l'ambiente. Allo stesso tempo, assicura condizioni ideali per la produzione. Risorse spaziali, materie prime e energetiche inesauribili
visibili, l'assenza di gravità e il vuoto profondo. Spaceway è un sistema di trasporto astroingegneristico riutilizzabile che consente di portare milioni di tonnellate di carico utile per ogni volo nello spazio vicino. Spaceway permetterà di creare una nuova infrastruttura nell'orbita terrestre, laboratori scientifici, centrali elettrici, cluster industriale e molto altro. La produzione orbitale apre nuove opportunità per l'uomo nella metallurgia, l'energia solare, l'estrazione mineraria. Grazie al trasferimento dell'industria nociva nello spazio vicino, sulla Terra sarà possibile creare nuove condizioni più confortevoli per la vita. La città lineare di Skyway è una forma di insediamento di persone, distribuzione di strutture produttive, amministrative, culturali, finanziarie di altro tipo, collegate spazialmente in una lunga linea e collegate dal trasporto ad alta velocità, sicuro ed ecocompatibile. Grazie a un nuovo tipo di comunicazioni si crea un ambiente di vita confortevole nella città, in cui la superficie del terreno appartiene ai pedoni e alle piante verdi. La città lineare Skyway può essere costruita su territori deserti, tortuosi e difficili da raggiungere, anche con terreni complessi e anche sullo scaffale del mare. Quando si costruiscono città lineari, viene utilizzata la tecnologia per la creazione di sistemi di supporto vitale autonomi e rispettosi dell'ambiente. Ecco che Skyway. Tali strutture rispettano un'attitudine attenta al mondo circostante e un uso ragionevole di ogni centimetro della terra. Attraverso fonti di energia rinnovabili, nella casa ecologica entrano calore, elettricità e acqua calda. Per l'inverdimento dei tetti, dei territori attorno a case, deserti e aree colpite da attività umane, l'azienda sta sviluppando una tecnologia per la produzione di humus. Terreni fertili di tipo terra nera, saturi di minerali utili. L'humus Skyway consente di aumentare significativamente la fertilità, ripristinare terreni degradati, fornendo loro una varietà di flora e la possibilità del loro uso per scopi agricoli. Grazie al posizionamento delle strade di stringa Skyway sopra il terreno e all'uso di fonti di energie ecologiche, l'impatto dannoso del trasporto sull'ambiente è ridotto al minimo. Linee di trasporto dedicate e sistemi di controllo automatico rendono il trasporto Skyway il più sicuro per tutti gli utenti della strada. Skyway offre l'opportunità di spostarsi rapidamente, comodamente e in sicurezza in città, tra città, paesi e continenti. I primi passi verso l'implementazione dell'idea di SkyVault vengono fatti già oggi. Una squadra di oltre 700 persone che la pensano allo stesso modo, designer, progettisti, architetti e molti altri, stanno lavorando alla realizzazione del progetto dei sistemi di trasporto Skyway. Il ciclo di lavori per la produzione di materiale rotabile è svolto da uno speciale ufficio di progettazione e tecnologie con produzione pilota. Gli specialisti del complesso di produzione effettuano il rilascio, il collaudo e il debug di soluzioni tecnologiche e i principali know-how di Skyway. Dal 2015, sul territorio della Repubblica di Bielorussia funziona l'EcoTechnoPark, un centro attivo di sviluppi innovativi, dimostrazioni, test, produzione, certificazione e l'ulteriore miglioramento delle tecnologie Skyway, nonché dello sviluppo di agro-ecotecnologie. Sistemi di trasporto Skyway è l'inizio dell'implementazione di un progetto su larga scala SkyVault, il cui obiettivo è quello di salvare il pianeta Terra per i propri discendenti.